di Franz, un certo Franz, che era uno degli alti dirigenti dei Testimoni di Geova, che ha scritto questo libro che è intitolato Crisi di coscienza. Questo Crisi di coscienza era proibito ai Testimoni di Geova, anzi è ora tuttora proibito ai Testimoni di Geova leggerlo, perché altrimenti si aprono gli occhi, si apre la mente. Lei, per poterlo comprare, poterlo leggere, da Milano Marittima è venuta da Minerva a Cesena a comprarlo, perché altrimenti non si doveva far vedere comprare un libro del genere. Ha dato un falso nome, perché non avevano, dovevano ordinarlo, ha dato un falso nome, poi dopo una settimana è andata a ritirare questo libro, in una notte si è letto tutto. Poi lei cosa ha fatto? Ha scritto una lettera alla sua sede dei Testimoni di Geova, che lei si ritirava, lei non voleva più sapere niente dei Testimoni di Geova. Beh, loro l'hanno disassociata, perché in quel caso lì non è che sei tu che esci, ma sono loro che ti disassociano. Quindi lei, con tutte le amiche e gli amici che aveva dentro a questa setta, si è trovata sola, solissima. Adesso è cominciata a fare l'albero di Natale, ma è stata per anni e anni senza fare l'albero di Natale, perché era talmente inculcata ancora con quella religione lì, che lei ha paura di entrare in una chiesa, ha paura di farsi il nome del padre. E adesso ancora adesso è cominciata a riprendere. È entrata nel nostro gruppo dei Gris, ci ha fatto molto piacere, perché siamo riusciti, diciamo, è riuscita a uscire e quindi ha aperto bene gli occhi. Adesso le sue amiche, non la possono più vedere neanche nella sua casa, dove abita, che abita in un condominio. E questo qui ci dispiace un po', perché cioè, logicamente lei ha perso i contatti con tutti e fa fatica a entrare nella chiesa, cioè quella è praticamente la pecorella smarrita, proprio la pecorella smarrita. L'ultima testimonianza che volevo dare invece è di un ragazzo molto giovane, anche lui è entrato nel Testimone di Geova, c'è stato per tantissimi anni, e poi quando si è accorto che poi era tutto sbagliato, tutto quello che dicevano, guarda caso è uscito, si è disassociato e si è fatto prete, addirittura è un prete. Grazie. Grazie a lei. Dico quello che dice il dottor Tagliardi, che è uno psicoterapeuta, esperto anche di ipnosi, che si occupa anche lui in questo campo, nella sua frase che rimane impressa, dice: se è difficile uscire da una setta, è ancora più difficile far uscire la setta da noi. Perché veramente è stata tutta una trasformazione dentro di noi, per cui è un qualcosa che continuamente ci torna, e molte di queste persone fanno fatica di nuovo a fidarsi di qualcuno, perché la loro fatica, la loro fiducia è stata abusata, quindi fanno fatica di nuovo a fidarsi anche dei professionisti della salute mentale, perché qui devo dire veramente anche all'interno dei miei colleghi ci sono tanto quelli che si spacciano per psicologi, non lo so, ci sono stati dei casi, ci sono purtroppo anche quelli che lo sono e sono compromessi con questi gruppi, ma non solo, anche c'è molta diffusione tra i medici, a livello di insegnanti, perché? Perché sono persone che possono avere un impatto con qualcuno, nella setta sì, in qualche modo alcune stanno ben attenti a scegliersi persone che siano appetibili. Uno che lavora in un posto pubblico è molto appetibile, perché ha contatto con tante persone, ne può portare dentro. Un insegnante è appetibile perché ha ovviamente un ascendente sui suoi allievi e può portare dentro. E anche tra i professionisti della salute e della salute mentale. E quindi fanno anche fatica poi a chiedere aiuto, fanno fatica a fidarsi di qualcuno, anche perché hanno vergogna spesso di quello che hanno fatto, perché hanno paura che potrebbe essere considerato incomprensibile, potrebbero essere giudicati sciocchi, pazzi, e quindi fanno veramente fatica di nuovo ad aprirsi con qualcuno, fidarsi e ricominciare una vita loro, normale. Quindi questo, lo concordo, l'ho riscontrato anch'io, è una delle più grosse difficoltà, per cui invece spesso avrebbero proprio bisogno di aiuto, ma faticano a chiederlo. E molte volte quello che succede anche ai nostri numeri telefonici che si rivolgono a noi, spesso i genitori che non sanno che decidere, con figli che hanno iniziato, ad esempio, nel numero, un corso di yoga, e poi pian piano si vuole trasferire a vivere a casa del maestro. Ragazza è stata risucchiata dentro,
i genitori che non sanno più cosa fare, i mariti che vedono la moglie che fa da un corso all'altro, le cose più strane, invece per me è anche se non fosse pericoloso, ritengo, per alcune cose, sarebbe anche divertente vedere le abilità che propongono, cose, non so, che hanno le pratiche più assurde. Basta vedere le spiagge del benessere a Rimini, in spiaggia abbiamo proposte cose di ogni tipo, dalle cose sciamaniche oppure terapie di ogni tipo, dei cristalli, dei sassi, ogni cosa, una cosa che insomma, sembra buona, più buona di quello che è tradizione, quello che è ufficiale. E quindi molte volte è vero, le persone direttamente coinvolte, se sei dentro fai fatica anche perché è assolutamente vietato, solo pensare a una cosa diversa. Se tu solo pensi a una cosa diversa, è una cosa tremenda di questo, perché è un peccato capitale. Quindi pensiero critico, le domande, niente di tutto questo è possibile. Quando escono ancora fanno fatica. È quello che molte volte possiamo avere come contatto e quello con un familiare vicino. E il consiglio che possiamo dare, che vi voglio dire stasera, è quello di dire a queste persone di non interrompere mai il contatto con il loro familiare. Anche se ti fa arrabbiare, anche se veramente ha messo in ginocchio, pensi, la tua vita, la tua famiglia, eccetera, non interrompere mai i contatti, perché questo è fare il gioco della setta, che cerca di creare i legami, cerca di far apparire i genitori, il marito e la moglie come persone negative, e loro si opporranno, vedrai, loro non capiranno, loro ti vogliono ostacolare, noi facciamo questo, caschiamo nel gioco. Quindi dire quello che pensiamo, ma continuamente mantenere un legame di affetto, di rispetto, provare a contattarli, a volte non è facile, ma insistere con questo. Mai dire allora se così non mi parlare più, non mi cercare più, uscire da questa parte. Perché così è molto più difficile per quella persona poter tornare indietro e poter continuare a sentire con le sue orecchie che la realtà non è quella che gli dicono di dentro, che sua madre non è quella che gli dicono di dentro, che gli parla con amore, che gli vuol bene, che suo marito e sua moglie non è così. E per quanto questo richieda uno sforzo incredibile, di una pena immensa, per chi vive accanto a queste persone, è veramente la cosa migliore da fare. Una mortificazione, un mordersi la lingua, a volte quando si vorrebbe dire altro, però continuare a mantenere una porta aperta e far sentire che noi ci teniamo a quella persona, non condividiamo quello che sta facendo, perché noi ci possiamo mentire su questo, non condividiamo, abbiamo dei dubbi, non provare a sentire questo. Però comunque io ti voglio bene lo stesso, tu qui sei il benvenuto, per me sei il benvenuto, questo è il messaggio da dare. Credo che quest'ultima cosa richieda quasi di partire veramente, perché sta vicino a queste persone. E viene a dare questa considerazione molto amara, lei ha citato spessissimo questo rapporto del 1909 proprio del Ministero degli Interni sulle sette religiose, e ci ha invitato a leggerlo per tutte le informazioni preoccupanti, mi sembra che ci sono scritte, anche proprio di dare paura. E allora dico, come mai non si muove nessuno? Cosa dobbiamo fare noi? Noi personalmente, ma anche come movimento, come gruppo, se non si muovono i politici, forse avete degli interessi da mantenere, viene da pensare così, perché lasciamo che girano e cambiano i governi, ma questa è una realtà rarissima e pericolosissima. Tra l'altro lei all'inizio ha detto due o tre volte, soprattutto le sette distruttive, perché ce n'è qualcuna che è costruttiva? Cosa dobbiamo fare noi insieme anche stasera, perché qui stiamo facendo qualcosa? Dobbiamo farci vincere lo scoraggiamento, voglio dire, anche se è un granello quello che riusciamo a fare, se anche possiamo aiutare una persona direttamente, forse anche, è però quello già qualcosa, se ciascuno di noi cerca di farlo, è qualcosa che nelle nostre mani piuttosto che stare ad aspettare, e anche fare delle denunce, anche come un po' stiamo facendo stasera. Senza farsi vincere dallo scoraggiamento, perché lo scoraggiamento è una tentazione. È vero che la realtà è difficile, però se abbassiamo le braccia siamo ancora più disarmati. Io faccio una differenza perché non sono tutte uguali le sette, però pensate, perché setta viene dal latino, vuol dire un gruppo.